Nell'elenco possiamo individuare un terzo gruppo, che è costituito da nomi il cui tema apparentemente termina in consonante, ma solo apparentemente, come vedremo. Si tratta di adolescens, adolescentis, gens, gentis, parens, parentis, testis, testis, mens, mentis, mors, mortis, pars, partis, arx, arcis, cor, cordis, fons, fontis, fraus, fraudis, mel, mellis, pons, pontis, urbs, urbis. Cosa hanno in comune questi nomi? Se prendiamo per esempio il genitivo mentis e stacchiamo la desinenza is del genitivo, apparentemente questo è un nome con tema in consonante. In realtà non lo è. Per quel che riguarda il terzo gruppo dell'elenco, solo in apparenza siamo in presenza di temi in consonante, perché in realtà anche questi sono temi in origine in vocale. E che fine ha fatto la vocale del nominativo? Per capirlo, prendiamo il nome più ricorrente di questo elenco, cioè Urbs Urbis, che vuol dire la città. Per questo nome, il cui genitivo plurale è Urbium con la I, noi dobbiamo ipotizzare un originario nominativo Urbis. La I è scomparsa a seguito di un fenomeno, un mutamento fonetico chiamato sincope. Che cos'è la sincope? È un fenomeno per cui una vocale che si trova all'interno di una parola ed è preceduta da un'altra vocale accentata cade e scompare. Se esaminiamo infatti il caso di Urbs, notiamo che è successo proprio questo. Ipotizzando un originario nominativo in is, quindi Urbis, notiamo che la I, che è scomparsa, si trovava originariamente tra due consonanti ed è preceduta dalla sillaba accentata ur, quindi l'accento cade su Urbis. Ovviamente la I, trovandosi tra due consonanti ed essendo un suono debole rispetto alla vocale accentata, gradualmente nel tempo è scomparsa e questo fenomeno, che definiamo sincope, ha dato origine all'attuale nominativo Urbs.